Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi voglio prendermi una pausa. Lo so che sembra strano, ma questo periodo è un po' stressante per me perché ho tanto lavoro, per fortuna, ma questa è anche un po' la realtà dei lavoratori autonomi, cioè le persone che lavorano da sole a partita IVA. Cioè, periodi di tantissimo lavoro e periodi di meno lavoro. Questo è uno di tantissimo lavoro, quindi oggi ho deciso di fare una pausa, prendermi un intero pomeriggio per me, cosa che non succede da mesi, e di preparare con voi una delle mie torte preferite, che è la torta di pere. Quindi in questo video sarà un po' una ricetta, un po' una chiacchierata, un video rilassante, un video per rilassarci. Pronti? Vi do gli ingredienti, se la volete fare con me, sono solo... Quanti sono? Sono solo quattro ingredienti, quindi se la volete preparare con me, cominciamo. Allora, per fare questa ricetta servono 3 uova grandi, 200 g di zucchero di canna, 170 g di farina 00 e 400 g di pere. Io qui le ho già sbucciate. Allora, per cominciare accendiamo il forno a 350 Fahrenheit, che sono 180 gradi, e lo facciamo scaldare. Mentre il forno si scalda, noi mettiamo nel nostro mixer lo zucchero e poi aggiungiamo le 3 uova, una alla volta, ovviamente. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, chiudiamo e facciamo partire a velocità lenta. Quando l'impasto si è un po' amalgamato, allora lo mettiamo a velocità alta, lo mettiamo a 8, comunque a una velocità molto molto forte. Mentre le uova sbattono per 8 minuti, fino a quando sono diventate color crema e belle spumose, noi intanto tagliamo le pere a pezzettini. Allora, un po' di storia su questa ricetta. Io in realtà sono una grande fan delle ricette semplici, cioè molte ricette italiane sono semplici in realtà, ma a me piacciono le ricette proprio quelle della nonna, diciamo, non di mia nonna in particolare, ma si chiamano le ricette della nonna, sono quelle appunto che sanno di casa, no? Quelle, non lo so, quelle ricette che ti fanno voglia di accoccolarti sul divano, bere una tazza di tè quando fa freddo, magari stare in giardino con una limonata quando fa caldo. Non lo so, comunque ricette semplici e questo coltello è molto affilato, tra l'altro, lo sento sul dito. Però no, appunto, mi piace cucinare perché per me è un modo per rilassarmi e in questo periodo non l'ho fatto molto perché, come dicevo all'inizio, c'è stato tanto lavoro, per fortuna. E quindi niente, oggi ho deciso di preparare la torta di pere. Le pere sono uno dei miei frutti preferiti perché sono dolci ma non troppo dolci e infatti, mamma mia, sono quasi affettata a un dito, perché appunto i dolci qui negli Stati Uniti a me non piacciono molto perché sono molto 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 pieni di zucchero. Infatti la ricetta qui ho messo 180 di zucchero anche se dice 200, anche perché poi mi fa sete. Ok, queste pere sono molto scivolose, che vuol dire che saranno molto buone. Va bene così. Ah! Le uova sembrano quasi pronte, noi qui abbiamo quasi finito. Perfetto, ci siamo. Quindi appunto questa ricetta della torta di pere, non mi giudicate, è una ricetta per quando non si ha tempo o non si ha molta voglia di cucinare. Oggi è una questione di tempo perché... Sì, è vero che mi sono presa un pomeriggio, ma in realtà so che c'è qualche email a cui ancora devo rispondere, quindi non sarà un intero, intero pomeriggio. Oh, abbiamo finito. Perfetto, mi vado a lavare le mani.
siccome sono una dell'ultimo minuto, ho deciso di aggiungere anche un po' di cioccolato. Ecco qui, e a questo punto aggiungiamo le pere e aggiungiamo anche il cioccolato. Mescoliamo il tutto delicatamente sempre, e adesso che il forno ha raggiunto la temperatura e l'impasto è pronto, lo versiamo nella tortiera che abbiamo prima imburrato. A questo punto si inforna un'ora e un quarto, e adesso aspettiamo. Comunque, finché aspettiamo, facciamo due chiacchiere. Vi invito per un caffè, non ce l'ho pronto, ma se volete prendervi qualcosa da bere, facciamo finta di essere seduti al tavolo della mia cucina. Che novità! In realtà, a parte il lavoro che mi ha portato via tanto del tempo libero che avevo, quindi ho lavorato i fine settimana, ho lavorato le sere, quindi non ho avuto molto tempo per me, quindi questo pomeriggio è stato molto bello, ma ne hanno sofferto anche i miei hobby. Le mie piante sono state un po' tristi negli ultimi giorni perché non gli ho dato abbastanza acqua, e soprattutto il mio francese è a zero. Perché negli ultimi 2 mesi i miei orari e quelli della mia professoressa di francese non combaciavano. Sto cercando appunto di trovare orari per fare lezioni di francese, che non è facile, lo so, anche per voi che studiate italiano, so che non è facile trovare il tempo. E un altro problema che ho avuto in questo periodo con lo studio delle lingue è stato un po' un problema, pensavo all'inizio, di motivazione. Dico, no, non sono motivata, non ho voglia, sono stanca. Però poi, pensandoci bene, il motivo per cui non avevo voglia di fare francese è che dopo un'intera giornata di email, chiamate, progetti, cose da fare, eccetera, non ho voglia la sera, perché la mattina non posso studiare, non ho voglia la sera di mettermi a cercare cosa fare. Quindi per me il grande problema di questo periodo è stato che non avevo un piano, cioè non sapevo esattamente cosa fare, cosa ascoltare, dove andare, non, era tutto confuso, cioè l'idea era: finito di lavorare, mi siedo di nuovo al computer e cerco qualche cosa da fare. C'è della pera sul tavolo ed è tutto appiccicoso. Vabbè, pazienza, mani in alto. Il problema è che appunto so che il mio punto debole, diciamo, del francese, a parte il parlare, è l'ascolto. E quindi ho detto, io sicuramente devo trovare un podcast o qualche cosa da ascoltare. Il problema è che appunto devo cercarlo, poi magari un episodio non è stato pubblicato, oppure c'è, però è troppo lungo, io non ho voglia di stare un'ora ad ascoltare un podcast di francese. E quindi questo è sicuramente una cosa che devo implementare nel mio studio personale, cioè trovare materiali brevi che anche dopo una giornata intensa di cose da fare posso comunque avere 5 minuti per riposarmi e dedicarmi completamente alla lingua che sto studiando, e allo stesso tempo avere già un piano, cioè fare un piano almeno settimanale, cioè avere un'idea di che cosa voglio fare questa settimana. E se guidato meglio, ma speriamo, devo cercare meglio. Quindi se conoscete buone risorse di francese, fatemi sapere qui sotto perché ne ho veramente bisogno. Detto questo, comunque i miei piani per l'estate, che è ancora appiccica. Ok, laviamo. Qua, tutto appiccicoso, non mi piace. Ecco. Meglio.
Dicevo, programmi per l'estate sono sicuramente rallentare con i lavori da freelance, quindi da libero professionista, e concentrarmi di più sulle lezioni, sui video e su qualche altro progetto mio. Però in linea di massima penso che staremo a casa e rallenterò semplicemente i ritmi, anche perché qui sta cominciando ad arrivare il caldo, già lo sento, poi ho il forno acceso, e quindi meglio rallentare i ritmi, prendersela con comodo e soprattutto leggere un po', perché in questo periodo la mia sfida dei 40 libri è temporaneamente sospesa, quindi devo riprenderla assolutamente perché voglio finirla quest'anno. Sono curiosa, voi avete programmi per l'estate? La torta è pronta! Beh, a questo punto vado a mangiarmene un pezzettino. Ma voi avete un dolce preferito, una torta preferita che preparate spesso o che vi piace mangiare? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, che voglio provarle. A questo punto noi ci rivediamo su Instagram, dove parlo quasi tutti i giorni di Italia, italiano, apprendimento delle lingue e un po' di vita personale. In alternativa, ci vediamo sempre qui nel prossimo video. A presto! Ciao!